Intanto, benvenuti tutti, buongiorno, bentornati sul canale, sono Pighead e siamo di nuovo qua per lo speciale di Natale, prima parte su Lethal Company con una guest star, ovvero Jesus Christ Superstar, che è un ragazzino che abbiamo conosciuto l'altra sera online, random. Ti prego, vendi quell'aborto. Oh, muto. Mi ha fatto quasi ammazzare da un cane l'altra sera. No, non è mai successo, non mi ricordo. Oh, mettete tutto? Intanto che prendo la roba lì, cos'è che ci manca? Aspetta che rimetto a posto perché si è sminchiato tutto. Manca solo una... abbiamo una torcia e basta, ragazzi. Solo una. Abbiamo perso tutte le torce, serio? Sì, allora, non mi ricordo, siete morti. Quindi due pro. Siamo morti? No, eravamo vivi. L'ultima sì, volta. Una torcia l'avevamo persa. Una torcia l'avevamo lasciata indietro perché era spuntato il cane. Sì, è vero. Una torcia l'avevamo persa perché qualcuno è morto. Era. Quello morto sono stato io. Hai perfetto. E io mi sono preso a pugni con col ragno. Potevamo non vendere tutto, sai? Vabbè, tanto vale una certa. Abbiamo fatto 261 su 229. Vabbè, dai, 40 euro in più. Non proprio. Dove andiamo? A far soldi. Che sto ancora comprando roba. Che devi comprare? La pala. Una cosa che... No, la pala ce l'abbiamo già. Comprerò una cosa che di sicuro piacerà un sacco a Jesus. Oh cazzo, hai preso l'inalatore? No. L'inalatore. Cazzo, è un inalatore. Cosa te lo fa pensare? Che ti conosco, conosco il mio pollo. Io ho preso Bong. Questo non è un inalatore. Buono. Ok. Hai capito? Questo è un Bong, non è un inalatore. No, no, vabbè. Andiamo. Dammelo. L'avrà già finito, se l'è tirato talmente tanto che ha finito. No, l'ha tirato poco. Giuro, ho tirato poco. Salve ragazzi. No, si sente finito. Ancora normale. Tira. Assurdo. Lo finisco. Tanto a me non piace, vai tu. Eccola. A posto, ragazzi. Natale dai, con due fattoni. Ragazzi, voglio cambiare il store. Sono un po'. Oddio. No, meno male. No, sembra sono tranquillo. Meno male. Allora prendo la mia bellissima torcia. Dov'è l'entrata? Davanti, dritto per dritto, esperimentation la più facile. Fa lo scanner e vedi comunque l'entrata dov'è. Esperimentation la mappa più facile. Non è grande almeno. Come quella tutta innevata. L'innevata infatti è per esperti, ed è anche una delle più difficili. Infatti mi fa cagare. Dei grandi di cose. Hola! Hola! Allora voi andate di qua e vado di qua. Raga, ho fatto un bong. Vai, porta fuori. Porto fuori. Qua non c'è un cazzo. Non c'è più niente di qua. Oh, basta! Ehi. Oh, vai piano. Sì. Troppe porte, non mi piace. Qua c'è una scala. Non mi sembra ci sia niente. Oh, tutti qua? C'è qualcosa? No, lì no, era un
dicono cieco. Attenzione, Simone si prepara a saltare. Adesso crepa. Potenza. Stai zitto. Troppo forte. Aspetta un attimo. Aspetta, quella... qua c'è il coso. Ah, tutto a sinistra, tutto a sinistra. Aspetta, che qua c'è una roba strana. Piano qua. Di qua non c'è niente. Come una roba strana? Qua c'è l'uscita d'emergenza. Aspetta un secondo che... ho paura in questo punto. Jesus. Non ti preoccupi di me. Dimmi. Oh, era ora. Che simpatici. What the fuck? Burloni! Burloni! Dica. C'è pieno di roba e ho trovato una barra d'oro. Una barra d'oro? Sì, guarda. Guarda qua. E quanto vale? Minchia. Che puttana. Infatti peso 98 libre. Oddio, una flashbang fatta in casa. Ale, alleluia. Oddio, aspetta, non mi ricordo più. Simo? Simsalabim? Dov'era l'uscita d'emergenza? Ma dove sei finito? Alla. Qua. Sarà Kabul, amici Kabul, viviti bobi. Madonna, non sento un cazzo. Io ho paura a saltare, però. Ma secondo me te riesco a saltare dall'altro lato con sta barra d'oro in tasca? Quanto pesi? Quanto pesi? 98 libre. Direi proprio di no. E come cazzo arrivo? Oh, un regalo. Lo scopino per la merda del gatto. Cosa c'è qua dentro? Ora con... oh. Io esco, ragazzi. Incredibile. Cioè... 98 limbre, in che cazzo ci faccio? Ok. Simo? Oi? Ritorna un attimo su, va, che ci serve una mano, che c'è un bordello di roba, la cominciamo a portare giù, torna indietro. Ho capito, dove la mollo io tutta sta roba? La mollala un attimo lì e torna su. Madonna santa. Che sgorbio? Che sgorbio? Uno sgorbio liquido. Oh merda, no. Il blob. Cos'è il blob? Ti ammazza istantaneo se lo tocchi. Si esce, blob perché? Si esce. Quello lì non lo puoi né stunnare, non gli puoi fare un cazzo. Che gran peccato. Peccato, chi è che riesce a portare il bonghetto qua? Io sono pieno se prendo tutta la mia roba. Qua trucchettino puoi saltare da quella rampa, che non pigli danno. Assurdo. Cioè, almeno da quell'altezza lì, se ti butti da in cima... Vabbè, crepi. Fai immagino. Tipo splash, stile, cioè, guarda... paperinissima. Cioè, guardate qua che roba. Il blob, cazzo. Una barra d'oro. Io direi che queste due cose... Perché sono paperissimo, c'è la gente che muore. Minchia, che figata. No! Cosa? Non lo so. Ma su sta mappa c'è il verme. Ma sì, ma cosa vuoi che succeda? Su questa mappa è la prima mappa dove spawna il verme. Io lo metto capire come spawna il verme. Perché senti un ruggito che ti arriva sotto i piedi e sei morto. Ok. No, torno un attimo indietro a riprendermi la mia flashbang. Vai. O almeno, volete tornare dentro a prendere altra roba? Sono le 4. Provate, se andate, partite voi, io rimango qua. Ok, allora io vado a farmi un giretto. Più che altro per sincerare. Andiamo. Andiamo, Lori. Io non mi porto niente.
dopo. Dopo l'entro è particolare il verme, te lo spiega bene Simo, io non so come spiegarlo. Ah, Simo, spiega un po' il verme a Gesù. Vabbè, partiamo? Perché... Sì, sì. Dopo che sbuca. In pratica il verme che fa? Pesce. Ti punta da sottoterra praticamente. Ti rintraccia perché sente il rumore dei tuoi passi, anche se stai accucciato, e ti sbuca da sotto e ti mangia. La teorica metodologia per evitarlo è: appena senti il suo ruggito, smetti di andare dritto e vai nella direzione opposta di dove stai camminando. Questo dovrebbe salvarti, però diciamo che è talmente veloce che devi essere molto molto preparato con l'orecchio. Sveglio. Sì, devi essere sveglio, perché se appena ritardi ti mangia diretto. E tutto il loot con te. Quindi se hai addosso 100.000 euro di roba, tutta puttane. Ah, è vero, perché non la droppi nemmeno, immagino. Eh no. Andiamo, siete pronti? Io direi di sì. Andiamo, ragazzi. Let's go. Sempre stesso pianeta. L'ho messo. Minchia, siamo a 309. Quanto cazzo vale la barra d'oro? Scusami. Ah no, è diverso il pianeta. No, non... Quanto vale sta cosa? Ah, è quello là dove... 157 vale la barra d'oro. Puttana. Aspetta, fai lo scan. 157 ragazzi. Vale. Ragazzi, qua giù c'è tipo 1300 di roba. 1300 soldi. 130. Così. Dov'è che si passa? Ah, da là. Da là. Di qua, vieni. Cosa di qua? Ah, ok, minchia, quanto mi... Non mi ricorderò mai come tornare alla... È tutto dritto, basta che giri intorno alla cunetta qua davanti. Lo chiamavano GPS. Perché non mi fa uscire? Molto bene. Molto bene. Primo crash della serata. Ma perché sono crashati tutti? No, è crashato lui. Ah. Non dimmi che abbiamo perso le torce, mi incazzo. No. Ah, meno male. Avevo trovato un motore, porca merda. Un pochino dietro. Vabbè. Il cibo, no, Il cibo? Nah. Che cibo? Sono con me. A noi ci piace la roba paranormale che vola. Va bene. Io sono amante dell'occulto. No, non sei chiaro. No, fidati, se crasha il gioco al 90% è colpa di Lori. Ok, è chiaro. Il 10% è colpa mia. Perché il 10%? Perché a me crasha direttamente il gioco. E quando okay. E quando capita. Ah, è la più in fondo, cazzo. Dove è andato Lori? Entriamo. Ah, là. È là dietro. No, arriva. Tu entra. Andiamo a vedere come si muore. Oh, che culo. Curva. Ragazzi, ho trovato una bella cosa. Guardate cosa ho trovato. Buono. Mi raccomando, stavolta non ce lo dimentichiamo il cartello. Minchia, no. Quanto vale? No. Ho trovato un telefono.
un telefono. Orti. Sono curioso di andare a vedere. Oh, qua c'è l'uscita. Qua c'è l'uscita di emergenza. Oh, che culo. Minchia. Allora, vieni qua. Dove stai? Guarda qua. Vieni qua. Te lo devi portare. Ah, ok. Allora, no, questa che ti devo portare. Sì. Quello. E questa è chiusa. Allora. Devo vedere qua sotto questa cosa qua. Così. C'è una chiave là. Cieco qua. Ma davanti a me è una chiave. C'è una porta sopra che ha bisogno di una chiave. Andiamo. Se ne vale la pena, speriamo. Fai strada. Seguimi, seguimi, seguimi. Era qua sopra. Apro io, Peter? Apro io. Alt. Che succede? C'è una torretta in mezzo alle falle. È qua. Non proseguire di lì. È lì, nell'angolo. Porco. Ah, qua a destra. Ok. Oh merda. Potrei fare una. Io non ho fatto niente. Perché ho paura che muoia? Vabbè dai, oh qua c'è la luce. Non spegnerla. Simo? Sì? Va bene. Simone, se passi qua dove siamo noi ce la fai, Sì, volevo vedere cosa c'era da questo lato in realtà. Ci sono passato io, non c'è un cazzo, vieni. Aspetta un minuto che ho la torretta che si è incazzata male. Io la roba che ho trovato l'ho portata fuori, Mm-hmm. Intanto la roba che troviamo qua dobbiamo per forza portarla all'inizio, Per forza all'inizio? Ah, ma qua c'è un coso, Dove? Una tazzina. Oh, un regalo. Raga! Abominio! Porco di... Che era quel bip? Raga, che vuoi tu? Raga, sto stronzo. Come cazzo faccio a essere ancora vivo? Uffare, da qua non mi ricordo mai. Ah, ok. Capire immediatamente se sono morto perché sono one shot, cazzo.
Cazzo, sono morti entrambi. Puttana, eh. Cosa ho lasciato fuori? Ho lasciato dovrebbe essere una piastra per biscotti, mi pare. Comunque roba non troppo di valore. Ne abbiamo già un botto di denaro. No, non ne vale la pena. Poi mi sa che è già tardi, vedo che ore sono. No, sono le 5:30. No, non la rischio. Vado. Rischiar tutto se ne vale la pena, così non ne vale la pena. Buttare nel cesso tutto così no. Madonna santa, che disastro ragazzi, che disastro. Ok. Mazza, che disastro, ragazzi. Ma lascia perdere, che ho appena scoperto che le flashbang a quanto pare non funzionano sulla boa. Come non funzionano? No, non me l'ha stordito. Orco due. Pure, quella non ho nerfato. Che cazzo, guarda. Ma come cazzo lo ammazzi, scusa? Gli occhi. Non ce li ha gli occhi, no? La flashbang. Sì, ce li ha gli occhi. Ce li ha gli occhi. L'aborto. Ce li ha? Ce li ha. Sì, ma allora, baby in design. No, devo rimettere il bug della cosa. O almeno con lui deve rimetterlo, perché non puoi fare. Cioè, in pratica è una macchina omicida. Non puoi fermarlo. È come il gesto. Boh, io sono sopravvissuto per miracolo, cioè ero one shot. Non so come ho schivato tutto. Se si incazzava la bug mafia e... No, infatti avevo paura che si incazzasse. Comunque, Porci, terminiamo qua la prima parte di Lethal Company. Raga, spero vi siate divertiti. Le torce? Adesso arrivano. Se così è, like, commentate, dove fare, link alle pagine Instagram in descrizione. Se non siete iscritti su YouTube, iscrivetevi e noi ci rivediamo tra due ore con la seconda parte. A dopo. Saluto. Ciao.